verso 6 e 7. Yetu sarvani karmani mai sanyasamat paraha annanyenaiva yogena mandyayano pasate tesham maham samudarta mrityu samsara sagarat bhavami nachirat parta mai aveshita cetasam. Traduzione. Ma per coloro che mi adorano e abbandonano ogni attività, dedicandosi esclusivamente a me, assorti nel servizio devozionale e meditando sempre su di me, io sono il liberatore che li sottrarrà presto all'oceano di nascita e morte, o figlio di Prita. Adesso vuoi o non vuoi, devi abbandonare tutte le attività. No? E allora, tanto approfittare di dedicarsi più possibile al servizio devozionale, al canto del Santo Nome, studiare le scritture sacre come Bhagavad Gita, Bhagavata e così via. Approfittare pienamente di questa opportunità. Spiegazione. Il Signore dice che egli libera molto rapidamente i suoi devoti dei legami dell'esistenza materiale. Il servizio di devozione porta l'uomo a realizzare la grandezza di Dio, a capire che l'anima individuale è subordinata al Signore e ha il dovere di servirlo, altrimenti sarà costretta a servire Maya. Perché la natura dell'anima è servitore. Mahaprabhu l'ha definito Jivera Swarupa Hoy Nitya Das. Per natura siamo servitori. Se non serviamo Krishna, dobbiamo servire qualcuno. Ma chi serviremo? Maya, l'illusione. Con un concetto illusorio. Serviamo la nazione, il corpo, la famiglia, che non è sbagliato neanche questo, ma non che sia come il dovere o il compito principale. Il compito principale è servire Krishna, e tutto il resto che riguarda il corpo e così via deve essere incluso, ovvio, ma tutto subordinato al servizio di Krishna, per anche aver successo anche a livello materiale, perché se non riusciamo a servire Krishna soffriremo sempre. Ricchi o poveri, giovani o anziani, non importa. Allora, se questo spirito di servizio che l'anima ha, è inerente all'anima, se non è diretto verso Krishna, perché deve servire, se non serve Krishna, servirà lo stesso, ma con un concetto illusorio, identificandosi col corpo, e tutto ciò che è in rapporto al corpo pensa che è essenziale. Invece, se risveglia la sua natura divina, l'anima spirituale è concentrata pienamente su di Krishna, come servire Krishna, e tutto ciò che vede intorno vede in rapporto con Krishna. Non trascura il suo servizio alla famiglia e altri compiti che ha, ma lo vede sempre in rapporto con Krishna. Vede dov'è il trucco. Non è che trascura, no. La vede in relazione con Krishna, allora serve Krishna per dare piacere a Krishna, e automaticamente lui o lei, questa anima, trae un piacere superiore a qualsiasi piacere di questo mondo. E allora qui Prabhupada dice: se non serve Krishna, servirà Maya. Come abbiamo visto, solo il servizio di devozione può permetterci di avvicinare il Signore Supremo. Bisogna dunque votarsi completamente a Krishna, agire solo per il suo piacere e concentrare la mente su di Lui per tornare così a Lui. Poco importa l'attività scelta, purché sia dedicata a Krishna e a Lui soltanto. Questa è la regola del servizio devozionale. A volte sentiamo anche la gente religiosa, ma perché ha
assorti completamente, solo Krishna, 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 Krishna. E perché no? Perché no? E se questo è il compito principale, se questa è la natura dell'anima, perché no? Se no altrimenti sarai in illusione e soffrirai, ma perché no? Al contrario, bisogna incoraggiare, sì, pensi a Krishna, parli di Krishna, servi Krishna, perché così servirai tutti, tutti gli esseri viventi saranno serviti, compresi i membri della famiglia in primo luogo, ovvio, se servi Krishna. Ma se non servi Krishna, nessuno non sarà veramente soddisfatto pienamente, non è possibile. E poi devi incontrare la ripetuta nascita e morte. E perché? Perché non Krishna? Bisogna, vedi, genitori incoraggiano i bambini, perché loro anche cercano di praticare la coscienza di Krishna, di pensare a Krishna, di parlare di Krishna, di studiare, ma sempre ricordandosi Krishna, pensando come soddisfare Krishna. Non è qualcosa che è una perdita di tempo o altro, che puoi fare tante altre cose meglio che pensare, leggere o cantare Hare Krishna, di essere più costruttivo e così via. Il più costruttivo sei se canti il mantra o i nomi santi o sacri del Signore, e poi fai il tuo dovere, ovvio, allora sarai costruttivo, nel senso che avrai successo. Anche quelli che non riescono materialmente tanto, ma riescono spiritualmente, saranno liberi della ripetuta nascita e morte. C'è la gente che non è capace di muoversi in questo mondo dovuto al karma, non c'è neanche un mestiere, guadagnano poco, non so, ma se riescono a soddisfare Krishna saranno felici adesso e per sempre, capito? È uno che è capace di muoversi in questo mondo dovuto al suo buon karma. Che problema è? Ma cosa gli serve tutta questa questa abilità, che così così soffre e deve morire e nascere ripetutamente e non sa dove e come, così? Invece, se dedica la sua vita al servizio devozionale per soddisfare Krishna, automaticamente potrà soddisfare tutti, compreso i membri della famiglia, così. Non è una perdita di tempo, è il contrario. Perché se uno c'è un po' di tempo, va a fare le passeggiate, va, non so, si dedica a un sport o qualche cosa, c'è tanto tempo che utilizza, diciamo, tra virgolette, non costruttivo, ma perché non dedicare il tempo a quello che veramente ci aiuterà di essere felici, di risolvere i problemi della vita una volta per tutte. Il devoto non desidera altro risultato che la soddisfazione di Dio, la persona suprema. Poiché la missione della sua vita è quella di far piacere a Krishna, egli è pronto a sacrificare tutto per lui, come fa Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra. Il metodo è molto semplice: dedicarsi a Krishna nelle proprie occupazioni, cantando e recitando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Perché questo canto trascendentale attira il devote verso Dio. Io c'ho da dire una cosa. Voi avete sicuramente sentito, avuto l'occasione di sentire quando la gente dice: ma perché Krishna, Krishna? Noi ci abbiamo la nostra tradizione, non lo chiamiamo altrimenti. Perché dobbiamo pronunciare Krishna? Perché no Ala? Perché no Yehovah o Yahweh? Sì, certo. Potete pronunciare qualsiasi nome di Dio e cantare, ma c'è una cosa: se tu continui a cantare Allah, Allah, o Geova, o Gesù e così via, cosa cambierà? Cambierà forse a lungo andare? Non sai, non sei sicuro. Perché stai facendo forse anche fino adesso, ma stai compiendo le attività peccaminose, non sai distinguere quello che è peccato e quello che non lo è. Invece quando tu dici Krishna, ti collega immediatamente, stai pensando anche alla filosofia della coscienza di Krishna. Non puoi separare praticamente l'uno dall'altro, no?
Ti ricordi cosa i devoti ti dicono, cosa la Bhagavad Gita, Krishna dice nella Bhagavad Gita, quando tu dici Krishna, stai pensando agli insegnamenti di Krishna, di Dio la persona suprema che personalmente è sceso in questo mondo, si è rivelato, sono così, e do in questi insegnamenti. E poi attraverso il Guru Parampara questi insegnamenti sono come insegnati fino ai nostri giorni e continueranno anche. Allora quando canti Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, ti collega inevitabilmente con la coscienza di Krishna, con questo movimento per la coscienza di Krishna, un movimento che sta liberando il mondo, l'universo, non perché io sto dicendo, perché Mahaprabhu, Dio la persona suprema, lo sta facendo. Io posso essere solo strumento nelle sue mani, tutti noi, capito? Sì che è buono che canti il nome che conosci, ovvio, e non ti incoraggio di farlo, ma se tu canti Hare Krishna ti ricordi gli insegnamenti, non sono questo corpo, non uccidere altri esseri viventi, innocenti e animali per mangiarli, non commettere attività peccaminose, non fare sesso illecito, non intossicarti. È essenziale di diventare non peccaminoso. Come puoi aspirare a diventare, come vedere o associarsi o avere una realizzazione di Dio, la persona suprema, se stai continuamente facendo le attività peccaminose? Allora quando canti Hare Krishna automaticamente ti ricordi questo. Allora a volte la gente, no, io non voglio cantare Hare Krishna, perché rifiuta la filosofia, rifiuta di obbedire al Signore, capito? Non è che, certo che puoi cantare santi nomi, invece se qualcuno accetta istruzioni divine e per una ragione o l'altra dovuto per una ragione o l'altra, per non andare nei dettagli, no? A volte certi sono nella comunità di certe tradizioni che non permettono, rischiano la vita se pronunciano un nome altro che Allah, per esempio. Allora continui a cantare questo nome, non nessun problema, ma tu accetti l'insegnamento, è quello che è importante. Allora il tuo canto avrà successo, capito? E poi puoi cantare di nascosto anche il nome di Krishna, o sottovoce, o mentalmente, capito? Se ti affezioni al nome di Krishna. Se tu accetti insegnamenti, automaticamente ti affezioni a Dio la persona suprema nella sua forma originale. È normale. Ma se non puoi farlo pubblicamente, nessun problema. Continua a cantare il santo nome che la società o la famiglia e così via conoscono e accettano. Nessun problema. Capito? Ma la maggioranza, quando rifiutano, dicono con un altro motivo. Perché non vogliono accettare insegnamenti, sono troppo attaccati alle attività peccaminose, attaccati. Allora pazienza, noi continuiamo a cantare e semplicemente, non volendo, se sentono il santo nome o leggono a qualche parte il nome di Krishna o si associano volontariamente o involontariamente quei devoti di Krishna, ricevono benefici e sukriti, e prima o poi cambieranno, se non questa vita la prossima volta, credo. Il Signore Supremo promette di far uscire subito dall'oceano dell'esistenza materiale il puro devoto che si dedica al suo servizio. Se continua a commettere le attività peccaminose, come si può dedicare al servizio devozionale? Come può uscire dall'oceano delle ripetute nascite e morti? Perché è necessario diventare puro devoto. Con la yoga, con lo yoga, i perfetti yogi possono andare sul pianeta che hanno scelto, cosa possibile anche con diversi altri mezzi, ma nel caso del devoto è chiaramente detto qui che il Signore stesso viene a prenderlo. Per lui non c'è dunque bisogno di aspettare di essere molto esperto per andare nel mondo spirituale, perché Krishna lui stesso personalmente si prende cura. Non c'è bisogno di avere
tanta abilità di fare ginnastica, di yoga, così, Ashtanga yoga, o non so, essere un gyani erudito e così via. No. E Krishna personalmente si prende cura. Sì. Non dipende dagli altri mezzi, delle nostre abilità. No. Krishna viene e ci porta da lui. Il Varaha Purana lo conferma. Nayami paramamstanam achira digatimvina garuda skandamaropya yatecham anivartitaha. Questo verso insegna che il devoto non ha alcun bisogno di praticare l'ashtanga yoga per condurre la sua anima sui pianeti spirituali. È il Signore Supremo che si prende questa responsabilità per lui e lo libera. Come il bambino è al sicuro sotto l'attenta protezione dei genitori, così il devoto non deve praticare nessun'altra forma di yoga per andare su altri pianeti. Allora, se uno pratica Ashtanga Yoga, va bene, non è problema. Ma non pensare con questo metodo come raggiungere i pianeti spirituali, è molto arduo, molto difficile. Invece se uno pratica per sentirsi meglio, per respirare meglio, per concentrarsi meglio sul canto del Santo Nome, ben venga, è buono, non è male, è buono. Ma per andare sui pianeti spirituali basta praticare la Bhakti e Ashtanga Yoga può aiutarci per meglio concentrarsi, sicuro. Ma il mezzo per raggiungere il mondo spirituale è la misericordia di Krishna, perché lui personalmente viene a prenderci, non c'è bisogno altre cose, capito? Nella sua immensa misericordia, il Signore Supremo, trasportato dall'uccello Garuda, viene personalmente per sostrarre il suo devoto all'esistenza materiale. Anche se lotta con accanimento per salvarsi ed è un esperto nuotatore, l'uomo sperduto in mezzo all'oceano annegherà sicuramente, ma se qualcuno viene a prenderlo sarà salvato senza difficoltà. In mezzo all'oceano, puoi essere campione olimpico, ma non riuscirai a attraversare l'oceano, capito? Perciò, se uno è abbandonato a Krishna, che sia un esperto, come nella natazione o no, non importa, sarà salvato. Così il Signore salva il suo devoto dall'oceano dell'esistenza materiale. È sufficiente praticare il semplice metodo della coscienza di Krishna ed essere pienamente assorti nel servizio di devozione. Qualunque uomo intelligente preferirà la via devozionale a tutte le altre. Il Narayaniya aggiunge: Yavai sadhana sampati purushartha chatushtaye taya vina tat apnoti Naro Narayanashraya. Non si dovrebbe mai seguire il metodo dell'azione interessata nelle sue diverse forme o coltivare la conoscenza con la speculazione intellettuale, perché chiunque si dedichi alla persona suprema può godere di tutti i frutti dei vari yoga, della speculazione intellettuale, dei riti, dei sacrifici, degli atti di carità e così via. Questa è la benedizione speciale che conferisce il servizio di devozione. Tu se pratichi Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga, c'è il beneficio di quello che pratichi. Invece praticando Bhakti Yoga ottieni tutti i benefici di tutte le altre vie. Tutto è compreso nel Bhakti Yoga. Grazie al semplice canto dei santi nomi di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Il devoto del Signore può arrivare gioiosamente e facilmente alla destinazione suprema, che non può essere raggiunta in nessun altro modo. Come allora? Adesso ci sono tante vie, eh? E qui Prabhupada dice che in nessun altro modo. Cosa vuol dire? Perché servono altre vie allora? Karma yoga, Jnana yoga, Ashtanga yoga e così via. Come
Cosa vuol dire questo? Che alla fine uno deve entrare devoto per raggiungere Krishna nella sua forma originale, non è possibile altrimenti. Queste vie sono buone, ma deve culminare nella bhakti, perché questo è il top dello yoga. Krishna lo conferma, l'ultimo verso del sesto capitolo, Yogi nama pisavesham madgatanam taratmana sadam bhajate mammi namam payanti te. Dice che così mi raggiunge il Signore, il devoto, colui che si dedica a questo yoga della bhakti, il yoga supremo, il top. Tutti gli altri processi ci servono per raggiungere il bhakti. Allora non è che uno deve recitarli, se li pratichi già, ma deve capire che per raggiungere Krishna deve passare per bhakti yoga. Sì, però come in questa epoca è molto difficile praticare altri metodi, meglio dedicarsi direttamente al bhakti. Se conosce altri metodi va bene, ma deve concentrarsi sulla bhakti, capito? La conclusione della Bhagavad Gita espressa nel 18° capitolo non lascia possibilità di equivoco. Sarva dharmam parityajya mamekam saranam vraja aham tvam sarva papebhyo mukshayishyami mashuchah. Bisogna abbandonare